Solo quattro borse di specializzazione medica finanziate dalla Regione Calabria, la nota di Ernesto Alecci. In relazione al comunicato del Dipartimento Salute della Regione Calabria sul finanziamento di quattro borse di studio per la specializzazione medica aggiuntive a quelle ministeriali per l'anno 2022, sono rimasto piuttosto meravigliato dal tono quasi trionfalistico della comunicazione. In effetti, basta dare un'occhiata alle convenzioni sottoscritte dalle altre regioni per comprendere come in realtà, nonostante la situazione assolutamente emergenziale della sanità nei nostri territori, la Calabria si pone agli ultimissimi posti. Scorrendo la tabella riepilogativa dei posti disponibili per tipologie di scuola di specializzazione, si può rilevare come in Sardegna i posti saranno 224, in Campania 168, in Puglia 30 e addirittura 8 in Valle d'Aosta, regione che fa registrare solo 124.000 residenti, un quindicesimo rispetto alla popolazione calabrese. Inoltre, alcune regioni nel contratto hanno inserito anche una clausola che obbliga gli specializzandi a prestare servizio per un certo numero di anni nella regione che ha finanziato la loro specializzazione. Negli ultimi tempi si è parlato moltissimo dell'accordo siglato dalla Regione Calabria relativo all'arrivo nei nostri ospedali di 500 medici cubani. Il presidente e commissario ad acta per la sanità Roberto Chiuto ha difeso con forza in tutte le sedi la bontà di questo accordo, firmato con la società statale del governo di Cuba, in relazione alla situazione emergenziale che stiamo vivendo. Ma al di là di queste scelte straordinarie, ritengo che si dovrebbe pensare anche ad altri tipi di soluzioni, come ad esempio la sottoscrizione di un accordo tra regione e università per l'ottenimento magari di una deroga per l'aumento delle borse di specializzazione da attivare. In tal modo potremmo avere a disposizione nell'immediato un maggior numero di medici da destinare ai nostri ospedali, anche i più piccoli che convivono quotidianamente con problemi di carenza di personale senza riuscire ad erogare un'adeguata assistenza medica. Questi sono gli interventi concreti di cui vorremmo sentire parlare, magari meno roboanti dal punto di vista mediatico, ma certamente più utili per rispondere alle esigenze dei nostri territori. A Catanzaro si parla di scuola con i dati di Invalsi. In vista dell'apertura dell'anno scolastico, si è parlato dei dati delle scuole calabresi. Sentiamo queste interviste. Allora, oggi si parla dei risultati delle scuole calabresi nelle ultime prove, quelle che si sono svolte nell'ultima parte dell'anno scolastico scorso, partendo da quei risultati, individuando i punti di maggiore fragilità. Da lì si vuole ripartire per pensare azioni tutti insieme nella scuola calabrese per migliorare quei risultati, che il miglioramento di questi risultati è l'elemento fondamentale per dare agli studenti calabresi buone e ottime possibilità per il loro futuro. Allora, facciamo il punto su quelli che sono stati i risultati della scuola calabrese. I risultati della scuola calabrese hanno evidenziato alcune difficoltà, a partire già da quella che comunemente si chiama scuola media, ovviamente non in tutte le scuole, in alcune realtà, e soprattutto per quanto riguarda assicurare ad ampi numeri di studenti almeno buone competenze di base. Ecco, abbiamo visto che in alcune situazioni queste competenze di base non sono del tutto adeguate. Bisogna partire da lì per garantirle a tutti e a ciascuno. Quali sono le competenze in cui si è riscontrato il maggior deficit per gli studenti calabresi? Riguardano purtroppo la matematica e l'inglese. Questi sono gli elementi che sono un pochino più fragili e su questi bisogna lavorare. Ci sono delle province o delle città capoluogo che hanno evidenziato i risultati, per così dire, peggiori e quindi vanno attenzionate maggiormente? No, non ci sono delle differenze particolari tra una provincia e l'altra. Vorrei anche però sottolineare un aspetto: ci sono anche tante eccellenze e non bisogna mai guardare solo la parte vuota del bicchiere. Guardiamo la parte piena per aiutare quella vuota. Quali sono queste eccellenze? Le eccellenze sono un po' diffuse su tutto il territorio e troviamo
anche situazioni dove economicamente e socialmente gli studenti provengono da situazioni non favorevoli, ecco, su queste la scuola riesce comunque ad agire molto positivamente. Cerchiamo di diffondere queste pratiche sul numero più ampio possibile di studenti. Avete anche dati per quanto riguarda, insomma, eventuale dispersione scolastica o comunque delle situazioni difficili socialmente che possono influire negativamente su diciamo, la frequenza scolastica e quindi il risultato finale? Sì, e purtroppo il contesto non aiuta in questo senso. Ci sono dei territori, delle zone, soprattutto circoscritte ad alcune scuole, dove i problemi di dispersione o di studenti che terminano il percorso con delle competenze inadeguate sono più forti rispetto ad altri. Quali sono le azioni da mettere in campo per il miglioramento e che ruolo hanno gli insegnanti e quale eventualmente è anche l'impegno delle famiglie? Il ruolo degli insegnanti è fondamentale e per questo tutta la società deve aiutarli, perché gli insegnanti sono un pezzo della società e devono sentire il supporto delle famiglie. Venendo alla sua domanda, anche le famiglie è molto importante che collaborino, è nell'interesse di tutti. Qui combattiamo tutti la stessa battaglia, cioè di riprendere almeno le competenze di base che sono la garanzia del futuro dei nostri giovani e quindi anche del nostro futuro. Il Ministero può mettere in campo, diciamo, delle iniziative particolari volte proprio al miglioramento di queste competenze, a questo punto direi della matematica soprattutto? Non solo della matematica ma anche dell'inglese e dell'italiano, sì, oggi è un inizio di questo e non dobbiamo dimenticare che grazie anche ai fondi del PNRR non si è mai visto in tutta la storia repubblicana tante risorse date alla scuola. Quindi, I progetti già in corso cominciano oggi, è quello di, come dicevo, lavorare assiduamente e intensamente a partire dal primo giorno di scuola sulle competenze di base degli allievi più fragili. I fondi messi a disposizione abbiamo già, diciamo, reso conto? Sì, sono tantissimi, sono già stati distribuiti addirittura a giugno dell'anno scolastico scorso, quindi giugno 2022, quindi per la prima volta partiamo non con promesse di fondi ma con fondi già ricevuti. Ultima domanda. Domanda, la differenza fra la Calabria e il resto d'Italia, c'è, o comunque del sud rispetto ad altre zone d'Italia, c'è una differenza o questo, insomma, queste differenze, queste diversità, questo buco è stato superato? Purtroppo questa differenza c'è. In generale del mezzogiorno rispetto al centro-nord è una differenza che c'è, ripeto, soprattutto sugli aspetti fondamentali di base. Cioè, gli allievi eccellenti sono uguali in termini di numeri, di proporzioni in tutte le regioni d'Italia, incluso il mezzogiorno, su questo non ci sono grosse differenze. Le differenze invece le troviamo sugli allievi in difficoltà, purtroppo sì, e il mezzogiorno soffre di una quota più alta di studenti in difficoltà rispetto al centro-nord del paese. E le accentuati, questo un po' come è venuto in tutto, è chiaro che un'emergenza che ha travolto tutto e tutti, quando è andata a coinvolgere realtà più fragili, i danni sono stati maggiori. Sì, diciamo che la Calabria, nonostante il grande lavoro delle scuole, negli ultimi anni in realtà registra un trend negativo in merito al livello degli apprendimenti dei ragazzi ovviamente calabresi. Purtroppo ovviamente in particolar modo sia in italiano e in particolar modo in matematica, l'inglese regge leggermente meglio, ma secondo anche il trend nazionale, però il problema della Calabria è che il dato si registra negativo fin dalla primaria, quindi ora la giornata di oggi è un saluto, ovviamente un augurio in vista dell'avvio dell'anno scolastico previsto ovviamente per il 14 settembre, ma è anche un modo proprio per programmare e progettare un nuovo anno scolastico alla luce di un confronto anche che avverrà oggi grazie anche alla presenza del presidente dell'Invalsi Roberto Ricci, per comprendere la strada migliore da, diciamo, intraprendere durante l'anno attraverso un progetto, diciamo, di miglioramento condiviso con tutte le istituzioni scolastiche
scolastiche del territorio e soprattutto attraverso una costruzione di un sistema di miglioramento che vede coinvolti tutti i soggetti, infatti oggi sarà presente anche la Regione, perché appunto è un progetto condiviso che vuole anche combattere un fenomeno che è connesso poi in qualche modo agli apprendimenti, che anche la dispersione tanto esplicita ma quanto anche implicita, perché le competenze è l'unico, diciamo, attraverso la rilevazione dei dati INVALS è l'unico strumento che abbiamo per comprendere anche la dispersione implicita, e che per noi raggiunge livelli comunque molto alti. Comunque tra la esplicita e l'implicita la Calabria raggiunge un livello di dispersione all'incirca il 20%. Quindi l'obiettivo è, se vogliamo garantire ai nostri ragazzi la migliore, diciamo, scuola, il miglior servizio possibile, ma anche in realtà la qualità di un territorio si registra attraverso anche il livello e la qualità della scuola. Questo è fondamentale, quindi non possiamo che cominciare da progettare basandoci anche sulle eccellenze che abbiamo sul territorio, partendo anche dalle esperienze positive, però sicuramente un percorso di miglioramento affinché i nostri ragazzi possano avere una scuola che è all'altezza ovviamente delle aspettative, e il miglioramento e il successo della Calabria non può che passare attraverso la scuola. Allora, sono deficit che risalgono negli anni, il Presidente Ricci oggi lo evidenzierà, non è un qualcosa che ovviamente attiene a un momento storico particolare, sicuramente la pandemia lo ha anche accentuato, sicuramente il contesto socio-economico della Calabria non aiuta rispetto anche alle regioni del nord che vivono un contesto socio-economico differente, però questo non ci deve, diciamo, in qualche modo giustificare, cioè noi dobbiamo comunque mettere in campo tutte le azioni possibili, consapevoli delle criticità che la Calabria ha, per migliorare e cercare in qualche modo di evitare, quindi diciamo di fare degli errori, perlomeno quelli che possiamo in qualche modo affrontare li dobbiamo provare a gestire. Poi certo non possiamo stravolgere il sistema socio-economico, ed è il motivo per cui anche la Regione è qui oggi, perché sicuramente molti aspetti incidono e richiedono una collaborazione e un lavoro interistituzionale, perché ovviamente non tutto dipende solo dalla scuola, ma ovviamente da un lavoro congiunto che cercheremo di fare, ma le ripeto, oggi la presenza anche della vicepresidente Princi, con la condivisione anche del presidente Occhiuto, che era consapevole dell'iniziativa di oggi, è una dimostrazione del fatto che solo attraverso un lavoro congiunto, delle politiche condivise e soprattutto senza quella idea di far pensare che in realtà noi siamo schiacciati da un contesto che ci consente di migliorare. Dobbiamo cercare di pensare che nonostante le difficoltà qualcosa si può fare, ed è questo l'obiettivo della giornata. Inizia l'anno scolastico, da qui a breve sarà, diciamo, un anno che inizierà finalmente liberi da determinate regole, dalle mascherine, insomma, che anno sarà questo per tutti i giovani calabresi? Mi auguro innanzitutto che l'avvio senza mascherine, senza distanziamenti, senza quella, diciamo, quella distacco anche relazionale che ha caratterizzato i due anni, diciamo, precedenti, possa essere comunque già un elemento positivo di inizio. I ragazzi sono pieni di entusiasmo, noi cercheremo di accompagnare ovviamente l'anno attraverso anche questa giornata è simbolica in qualche modo, anche se poi è costruttiva, vuole essere anche un punto di partenza, non solo ovviamente un simbolo, proprio per cercare di dimostrare che faremo il massimo, cioè come sempre è stato fatto, ma ancora con più spinta e più energia, per garantire ai nostri ragazzi il miglior anno, diciamo, un anno scolastico sicuramente positivo, pieno di entusiasmo, li accompagneremo nel vivere la loro quotidianità, ovviamente affrontando tutte le difficoltà che ovviamente la realtà ci presenta. Il momento storico ovviamente è complicato, non ci aspetterà sicuramente, non ci attendono mesi semplicissimi, ma sicuramente la scuola è forse però l'unica realtà in cui l'entusiasmo dei ragazzi, la voglia di fare, la costruzione del futuro ci consente di vedere in realtà in maniera positiva, nonostante le difficoltà, il periodo che arriverà. Quindi auguro ai ragazzi, per ovviamente l'inizio dell'anno scolastico, a tutto il mondo scuola, dirigenti scolastici, docenti, personale amministrativo, ovviamente un buon anno scolastico, sapendo che comunque lavoreremo tutti insieme e cercheremo ovviamente di garantire al nostro territorio il miglior servizio possibile e anche una prospettiva di futuro, diciamo, più positiva e possibile. Cosa si intende per dispersione implicita? Chiedo scusa. La dispersione implicita è praticamente quel dato che consente di vedere che i ragazzi che nonostante arrivino al termine del percorso scolastico non hanno raggiunto le competenze di base, italiano, tendenzialmente matematica e inglese, necessarie per affrontare il mondo del lavoro, l'università. Quindi la dispersione esplicita è più facile da rilevare, ovviamente la dispersione implicita si basa su competenze.
che quindi vanno registrate, ma non raggiungere competenze è come in realtà non aver nemmeno completato il percorso di studi. Diciamo che l'ultimo anno la dispersione implicita, ora magari il Presidente Ricci lo evidenzierà, in realtà in qualche modo la Calabria ha visto una leggera riduzione del trend della dispersione implicita, però nella media nazionale noi rimaniamo molto alti, quindi anche se apparentemente nell'ultimo anno abbiamo visto una leggera riduzione della percentuale, però rispetto alla media nazionale rimaniamo tra le regioni con la più alta percentuale di dispersione implicita. Se ne parlerà quest'oggi proprio con il presidente nazionale degli Invalsi, il dottore Ricci. È un incontro promosso dall'USR Calabria, dalla dirigente dottoressa Iunti, e per la prima volta, io dico, c'è un forte intervento sistemico che vede protagonista l'USR, la regione e tutto il mondo scolastico rappresentato dai dirigenti delle istituzioni scolastiche. Cammineremo insieme, intercetteremo quelle che sono le problematiche e i bisogni dei nostri ragazzi, perché indubbiamente dobbiamo individuare le strategie per migliorare le loro competenze, e quindi la Regione ci sarà, interverrà con dei percorsi apprenditivi extrascolastici finanziandone appunto queste iniziative, interverrà con delle borse di studio mirate che al momento sono destinate soltanto agli studenti universitari, andremo a destinarle anche agli istituti di primo e secondo grado, a quelle famiglie in cui è evidente il disagio economico. E ancora interverremo garantendo i supporti anche psicologici, perché da quest'anno adegueremo le istituzioni scolastiche alle figure sistemiche chiave, psicologo, medico di base, e quindi fronteggeremo il disagio a 360 gradi, perché non ci sia un'Italia a doppia velocità, anche perché io vengo dalla scuola e so quanto alto sia il livello della classe docente e dirigente, si tratta soltanto di camminare insieme, non a compartimenti stagni come si è sempre operato, per azzerare le criticità partendo proprio dai bisogni dei nostri ragazzi. La Regione c'è con importanti stanziamenti e risorse che metterà a disposizione delle istituzioni scolastiche. Quali sono le ragioni di questo gap, di questa differenza fra la Calabria, il Mezzogiorno e il resto d'Italia, e se ci sono delle province che vanno particolarmente attenzionate? Diciamo che indubbiamente le aree interne, quelle più marginali, hanno maggiormente sofferto dell'isolamento, hanno maggiormente sofferto anche dei 2 anni di pandemia che ne hanno aggravato le problematiche. Indubbiamente la Calabria ha sofferto un isolamento e la mancanza di un'azione strategica di scopo, perché come dicevo le scuole magari sono state lasciate per troppo e per lungo tempo sole a fronteggiare i bisogni, e allora camminare insieme, questo intervento sistemico permetterà alle scuole di supportare adeguatamente le famiglie e i ragazzi con una full immersion di percorsi e di opportunità formative che andremo a dare loro per scongiurare quello che è la dispersione scolastica che scaturisce dai bassi livelli apprenditivi, ma anche per scongiurare quella che è la dispersione implicita che è data da ragazzi che fuoriescono dal circuito scolastico sprovvisti di competenze, e quindi vanno a determinare quella fascia che viene individuata come NEET, ragazzi che non studiano, non lavorano e non sono in cerca di occupazione. E allora noi ci siamo e cercheremo appunto di garantire le opportunità partendo dai bisogni segnalati dalle istituzioni scolastiche. Giornata speciale per i bambini del reparto di oncologia pediatrica. Oggi, 14 settembre, in rappresentanza del questore di Catanzaro, dottore Maurizio Agricola, il dottore Renato Panvino, vicario del questore, si è recato presso il reparto di ematologia e oncologia pediatrica dell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro, diretto dal primario dottoressa Maria Concetta Galati, dove ha consegnato alcuni doni destinati ai piccoli degenti dell'unità. Insieme tra la gente, vicini alla gente, sono il nostro slogan, e anche in questa così delicata circostanza il dottore Panvino, attraverso questi doni, si è fatto interprete di quelle volontà che tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato intendono rivolgere ai piccoli ospiti del reparto, nell'aspettativa di regalare loro un momento di serenità e gioia. È stato un momento ricco di emozioni e coinvolgimento, voluto fortemente con l'obiettivo di donare un sorriso, in occasione del nuovo anno scolastico, ai bambini che quotidianamente affrontano con forza e volontà una realtà particolarmente difficile.
In questa occasione il vicario del Questore ha ringraziato i componenti dell'equipe medica che ogni giorno assistono i piccoli pazienti, oltre che con professionalità, con amorevole disponibilità. Mamma Lametina morta all'improvviso, la famiglia, grazie a tutti, Olga ci lascia una grande eredità. A quasi una settimana dalla scomparsa di una donna lametina, Olga Serra, la famiglia intende ringraziare quanti hanno preso parte al loro immenso dolore e ricordare la 49enne prematuramente scomparsa. L'immatura e improvvisa scomparsa della nostra Olga ha gettato in un profondo sconforto tutti noi familiari, l'intera comunità lametina, l'enorme famiglia Sacal di cui faceva parte da più di 10 anni e chiunque l'abbia conosciuta. Le dimostrazioni d'affetto giunte da ogni dove ci hanno letteralmente investito e travolto, certi che l'enorme vuoto che ha lasciato nelle nostre vite non potrà mai essere colmato. Ci stava a cuore esprimere la nostra riconoscenza a tutti quelli che con un gesto o una parola ci hanno restituito l'amore che lei durante tutta la sua meravigliosa vita ha seminato. Ci ha lasciato un'eredità che difficilmente andrà perduta e la sua grandezza in vita si è moltiplicata dopo la sua scomparsa, grazie al gesto d'amore più puro e spassionato che potesse fare. Ci ha lasciato donando la sua vita a chi grazie al suo sacrificio tornerà a vivere. Con i suoi polmoni qualcuno tornerà a respirare a Palermo, i suoi reni doneranno una vita normale a qualcuno a Reggio e a Cosenza il suo fegato salverà addirittura 4 vite, a Bari il suo utero. Ci auguriamo donerà una nuova vita, le sue corna molto presto torneranno a vedere alla luce e a Cosenza e chissà forse un giorno li rincontreremo ancora. Doneremo, come era la sua volontà, anche la lunga treccia che con amorevole cura stava facendo crescere da più di un anno. Tutto quello che è stato fatto per lei ci onora, è per questo che ci teniamo a ringraziare con tutto il cuore le estreme efficienze del 118, le tempestive cure praticate dall'intero personale del pronto soccorso di Lamezia, il repentino trasferimento effettuato in elisoccorso, l'assistenza professionale e allo stesso tempo amorevolissima dell'intera equipe del reparto di rianimazione dell'Annunziata di Cosenza, con particolare attestazione di stima e riconoscenza al primario dottore Pasqua. E per ultimo, ma non per importanza, ringraziamo tutto il personale del Comando Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme per aver coordinato e reso efficiente qualsiasi attività di soccorso. Vi ringraziamo davvero tutti da parte della famiglia Serra Milano e soprattutto da parte della nostra Olghina, che sarebbe stata orgogliosa e riconoscente per tutto questo. Trasversale delle Serre, progetto civico per Satriano, replica al sindaco. Prendiamo atto del comunicato del sindaco di Satriano apparso sui social e sui media locali con il quale ha asserito che la minoranza avrebbe fatto una figuraccia, l'ennesima, accusando i consiglieri dei due gruppi di opposizione di essere inadeguati, incapaci e incompetenti. A queste illazioni preferiamo non rispondere in quanto non è nostro costume offendere così come continua a fare il sindaco di Satriano. Preferiamo parlare di politica e occuparci dei problemi che affliggono il territorio. Innanzitutto vogliamo evidenziare che il prefetto con la sua nota, formata da 4 righe, si limita a sostenere letteralmente che dagli elementi acquisiti dal segretario di codesto ente, cioè dal comune di Satriano, la procedura eseguita appare conforme alle disposizioni normative. Ebbene, questo lo sapevamo già, visto che il ruolo del segretario comunale è anche quello di sovrintendere ed assicurare la correttezza e la regolarità degli atti deliberativi, firmandoli. Ciò non significa che un atto deliberativo non può essere impugnato, e se viene impugnato, l'autorità davanti al quale ha luogo l'impugnazione dovrebbe senz'altro fare degli approfondimenti in merito. Nel limitarsi esclusivamente a dare per buona la tesi del segretario comunale, con tutto il rispetto per il segretario comunale, sostenendo che l'atto appare conforme senza neanche convocare per un'audizione i consiglieri proponenti. Ad ogni modo ribadiamo con forza la nostra intenzione di andare avanti per fare piena luce sulla vicenda, sulla quale c'è poco da ridere e da strumentalizzare. E ricordiamo infatti che abbiamo impugnato la delibera del Consiglio Comunale per scongiurare la possibilità che interessi privati possano prevalere sull'interesse pubblico. Quindi, anche nella peggiore delle ipotesi in cui la delibera in questione non fosse illegittima, abbiamo fatto il nostro dovere di consiglieri di opposizione, ovvero quello di accertare nelle sedi competenti il rispetto della legge.
Continuiamo a non comprendere quindi queste modalità di espressione del sindaco nei nostri confronti. Quando parla di figuracce, vorremmo sapere a cosa si riferisce con fatti precisi e circostanziati, di incompetenza, di inadeguatezza e di incapacità. In fin dei conti stiamo esercitando il nostro ruolo nel pieno rispetto della legge, dando voce ai concittadini che segnalano le tante criticità presenti nella comunità. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Incendio in un appartamento a Reggio Calabria, muore 76enne. Un anziano ha perso la vita in un incendio nella sua abitazione. L'intervento dopo l'una di questa notte, quando due squadre dei vigili del fuoco di Reggio Calabria sono giunte in via Nicola Furnari a causa di un incendio che ha interessato un appartamento. Due autopompe e un'autoscala hanno supportato gli uomini del comando provinciale, che sono riusciti, non senza difficoltà, a estinguere le fiamme ed evitare che le stesse si propagassero alle case attigue. Purtroppo nulla da fare per l'occupante dell'immobile, un uomo di 76 anni, ritrovato già esamine dai soccorritori all'interno della propria stanza da letto. Accertamenti in corso per stabilire le cause del rogo. Inoltre, alle 6 di questa mattina, le stesse squadre sono state impegnate per lo spegnimento di un grosso incendio che ha interessato alcuni store del mercato di Mortara, oltre ai cumuli di immondizia depositata all'esterno. Coppia di fungaioli dispersi nel Parco del Pollino, salvati dal soccorso alpino. Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria è stato allertato dalla centrale operativa del 112 per una coppia di fungaioli di Sansosti di 71 e 72 anni, dispersi in un'area boschiva nel comune di Acqua Formosa nel Parco del Pollino. L'allarme è scattato nella serata del 14 settembre. Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria ha attivato immediatamente la procedura di geolocalizzazione con il servizio SMS Locator, mediante il quale la Centrale Operativa Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha inviato ai due dispersi un SMS con un link che, aperto, ha segnalato la loro posizione. Localizzati i fungaioli, due squadre di tecnici della stazione alpina Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria si sono recate con immediatezza sul posto, raggiungendo i due dispersi. Effettuati gli accertamenti sanitari del caso, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico hanno riportato i due nei pressi della loro auto. 'Ndrangheta, c'è un nuovo pentito nelle cosche di Scilla. C'è un nuovo pentito nelle cosche di 'Ndrangheta di Scilla nel Reggino. Si tratta di Carmelo Cimarosa, di 36 anni, le prime dichiarazioni del quale sono state già depositate dalla DDA di Reggio Calabria nel processo Lampetra, a carico di un gruppo di affiliati alle stesse cosche scillesi. Gli stessi gruppi criminali sono stati al centro dell'inchiesta Nuova Linea, condotta dalla stessa DDA Regina e che giovedì scorso ha portato all'arresto di 22 persone legate a vario titolo, secondo l'accusa, alle cosche Nasone e Gaietti. Tra loro il consigliere comunale Girolamo Paladino, posto agli arresti domiciliari, indagato anche il sindaco Pasqualino Ciccone. La collaborazione con la giustizia di Cimarosa ha prodotto i suoi effetti anche nella stessa inchiesta Nuova Linea. Lamezia, gioielleria svaligiata in centro, polizia arresta due persone. Fatta luce su un furto avvenuto nel mese di febbraio in una nota gioielleria in centro città. Nella mattinata del 13 settembre, personale del commissariato di Lamezia Terme, unitamente alla squadra mobile della questura di Catanzaro, ha arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Lamezia, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, MMG di 49 anni e GI di 30 anni. Entrambi pregiudicati residenti a Catanzaro, in quanto raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto concorsuale di furto aggravato in danno di una nota gioielleria di Lamezia, con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza con l'uso di un'arma impropria in orario notturno da parte di tre persone, di cui una travisata. Dalle indagini svolte dal commissariato Lametino sotto le direttive della Procura è emerso che i due, unitamente ad una terza persona, nella notte del 12 febbraio scorso, dopo aver danneggiato la vetrina della gioielleria con un cannello ossidrico portatile, avevano asportato 7 orologi di una nota marca del valore di 15.000 euro. Sul posto è intervenuta nell'immediatezza la squadra volante del commissariato, alla quale erano state segnalate delle fiamme davanti all'esercizio commerciale. Subito dopo, personale di polizia scientifica ha iniziato gli accertamenti tecnici per giungere all'identificazione dei presunti autori del furto.
Sono state anche acquisite ed analizzate minuziosamente le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in zona, esperite accertamenti anche a mezzo della polizia stradale sulle auto transitate nell'area in cui si trova la gioielleria, individuando in tal modo il numero di targa dell'auto che aveva trasportato gli autori del fatto. I successivi accertamenti effettuati anche attraverso l'analisi di numerosi tabulati telefonici, con l'ausilio anche dei sistemi di indagine e di identificazione in dotazione alla Polizia di Stato, hanno permesso di giungere all'individuazione dei due presunti responsabili. Il GIP di Lamezia, all'esito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Lamezia, ha emesso il provvedimento di custodia cautelare in carcere, a seguito del quale i due sono stati condotti nella casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria. Esplosione sul rimorchiatore a Crotone, indagate due persone. Ci sono due persone indagate per l'esplosione della nave Asso che il 31 agosto scorso ha causato la morte di tre persone ed il ferimento di una quarta. Si tratta di Saidi Abdelkader, cinquantenne, armatore tunisino della nave, e dell'italiano Giovanni Longo, 46 anni, nativo di Taurianova ma residente a Crotone, che devono rispondere di omicidio colposo, lesioni colpose, disastro ed avvelenamento di acque. I due uomini sono stati iscritti nel registro degli indagati per consentire di nominare i legali e gli eventuali consulenti di parte per assistere all'esame autoptico delle salme delle tre vittime disposto dallo sostituto procuratore di Crotone, Alessandro Rò. Autopsia eseguita dai medici legali Massimiliano Cardamone e Alfonso Luciano, i cui risultati definitivi saranno noti fra alcuni mesi. Al momento è emerso che la morte è stata istantanea, uccisi sul colpo dall'esplosione. Sulla causa della deflagrazione sta indagando la squadra mobile della questura di Crotone. L'ipotesi è quella che sia stata provocata da una scintilla durante un'operazione di saldatura. Confermata inoltre la notizia dell'interessamento dei servizi segreti al carico della nave, le indagini stanno attenzionando i container vuoti che erano sulla poppa dell'Asso. La rotta della nave del porto di Bar di Montenegro verso Malta è una delle rotte più battute per i traffici di armi, droga e contrabbando di sigarette. Si vuole capire se i container al momento della partenza da Bar fossero pieni e nel caso dove sia finito il carico. Processo a Libante contro Cosca Bagalà sul litorale tirrenico lametino, sotto esame le fonti di prova. Prima udienza nell'aula bunker di Catanzaro per il processo scaturito dall'operazione Alibante eseguita dalla DDA di Catanzaro e che a maggio del 2021 ha portato all'emissione di 19 misure cautelari, con l'accusa a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, corruzione, estorsione consumata e tentata, intestazione fittizia di beni, rivelazione di segreti d'ufficio e turbativa d'asta. Reati che si sarebbero consumati lungo i comuni del litorale tirrenico, in particolare nei comuni di Lamezia Terme, Nocera Terinese, Falerne e Conflenti, anche nelle città di Aosta, Arezzo e Cosenza, e che avrebbero visto al centro l'azione della Cosca Bagalà. Nell'udienza sono state sollevate una serie di questioni preliminari relative alle fonti di prova e all'utilizzabilità delle intercettazioni e i magistrati hanno ammesso le parti civili che ne avevano fatto richiesta, compresi la Regione, i comuni di Falerna e Nocera Terinese e l'associazione Antiracket di Lamezia. Le indagini che avevano portato all'operazione del maggio del 2021 erano state avviate a seguito delle denunce presentate da imprenditori lametini circa estorsioni poste in essere da appartenenti della Cosca Bagalà, operante sulla zona costiera compresa tra i comuni di Nocera Terinese e Falerna. Tra le conseguenze delle indagini anche il commissariamento del comune di Nocera Terinese. Tra le persone a processo, in tutto 28, colui il quale è ritenuto il boss Carmelo Bagalà, la figlia Maria Rita. Nell'udienza preliminare nel collegio difensivo figurano gli avvocati Antonio La Russa, Salvatore Cerra, Giussi Caliò, Leopoldo Marchese, Aldo Ferraro, Pino Zofrea, Pietro Agapito, Ortensio Mendicino, Anna Mendicino, Raffaele Mastroianni, Renzo Andricciola, Antonio Gigliotti, Antonio Muscimarro e Francesco Gambardella. La prossima udienza si terrà il 15 settembre. Incendiata auto allenatore Croton, nuoto, indagini in corso.
È di natura dolosa l'incendio che la notte scorsa ha irrimediabilmente danneggiato l'autovettura Toyota CHR di proprietà dell'allenatore della società Croton Nuoto di Crotone, Roberto Fantasia. Il mezzo era parcheggiato nella centrale via Roma, nei pressi dell'abitazione dell'uomo che ha sporto denuncia. L'intimidazione, secondo una prima ipotesi investigativa, potrebbe essere legata proprio all'attività della società natatoria che gestisce la piscina olimpionica comunale, insieme ad un'altra società, la Rari Nantes Auditore. E in effetti, nello scorso mese di maggio, anche l'allenatore della Rari Nantes Auditore aveva subito l'incendio della sua autovettura, in concomitanza con la riapertura dell'impianto natatorio, dopo 3 anni di chiusura e l'affidamento in gestione da parte del comune alle due società che si erano aggiudicate la gara d'appalto. Un gesto ignobile, quello accaduto nella notte, al rappresentante della Croton Nuoto, gestore della piscina olimpionica comunale, che segue l'analogo episodio nei confronti del rappresentante della Rari Nantes a maggio, ha dichiarato l'assessore comunale allo sport Luca Bossi. Tutta la nostra personale solidarietà del sindaco e dell'amministrazione, scrive Bossi in una nota, nei confronti di chi sta portando avanti un percorso intrapreso dall'amministrazione basato sulla trasparenza e sulla legalità. Evidentemente c'è chi pensa di poter inferire in questo percorso con atti che hanno lo scopo di incutere timori. L'invito è quello di non mollare e continuare sulla strada maestra. La cultura dell'aggressione e dell'intimidazione, conclude l'assessore, è combattuta dal primo giorno del nostro insediamento e l'amministrazione sarà sempre al fianco di chi combatte ogni giorno contro queste logiche.